Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video cosa c'era nella mia dispensa, ovvero tutti gli alimenti che ho finito in questo periodo. In realtà questo è un video che devo girare da un po' di tempo, però poi ho rimandato e ho accumulato un bel po' di cose, quindi ho diviso le cose in due. Un video lo farò adesso, un video lo farò più in là, quando saranno diventate anche quelle un sacco di cose, però vabbè. Tra l'altro, come sempre, le condizioni quando devo girare un video non sono mai ottimali, infatti c'è l'uragano, infatti io ho l'allergia, ho gli occhi rossi, faccio schifo, però vabbè. Vi farò vedere alcuni prodotti che mi sono piaciuti e altri che non mi sono piaciuti, quindi quelli che vi consiglio e quelli che non vi consiglio. Non so con che cosa iniziare per prima, quindi facciamo tipo colazione? Vabbè, dai, facciamo tipo angolo merende. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare sono queste crostatine qui. Queste sono, che marca? Probios, può essere che la marca è la Probios. E sono delle crostatine al Kamut, che in realtà devono piacere. A me sono piaciute tantissimo. Sono al mirtillo, senza latte e senza uova. Hanno un sapore molto particolare, però sono buone. A me piacciono queste merende un po' amarognole, amarostiche, come cavolo si dice. Mi piacciono. Ho detto che erano al Kamut, ho detto farro. Comunque, queste sono 4 merende. Una confezione da 4, appunto, costa sempre intorno alle 2,80 euro, 3 euro. Vabbè, lo sappiamo, queste costicchiano un po' di più. Però, sinceramente, a me piacciono molto. Quindi, sicuramente ve le consiglio e io le andrò a riprendere. Le confezioni sono tipo distrutte, però, vabbè. Questi cornetti qui, questi croissant, li ho presi all'MD e sono quelli con zucchero di canna, quelli integrali con zucchero di canna. E sono fantastici. Questa marca Vivo Meglio dell'MD è ottima perché comunque è tutta con olio di girasole, non ha olio di palma, non ha tantissimi zuccheri, eccetera, eccetera. Ovviamente sono sempre merende, non sono cose iper, super salutari, però se vogliamo qualcosa di diverso possiamo prendere magari qualcosa che fa meno male del solito, delle merende quelle convenzionali, quelle che si trovano delle grandi marche magari. Ora mi banneranno il video perché ho detto questa cosa, vabbè. Vabbè ragazzi, ovviamente ci sono un bel po' di cose qua, poi magari vi faccio qualche ripresa, vi faccio vedere meglio. Comunque a me sono piaciuti molto, infatti li ho finiti. Sinceramente forse mi piacciono più questi che quelli della misura. Siamo lì. Altra cosa che ho finito sono questi biscotti qui della Galbusera Vita G. Sapete che io amo i biscotti e non posso farne a meno, quindi ogni tanto col caffè, col tè, eccetera, eccetera, li devo mangiare. Questi che sono monoporzione della Galbusera, come avete visto già in altri video, gli altri, quelli al grano saraceno e come si chiamavano gli altri, quelli bianchi? I magretti sono pure ottimi. Questi però mi sono piaciuti di più perché c'è il cioccolato, vabbè, ovviamente. Ricchi di fibre di zinco, potassio e magnesio senza olio di palma. Quindi io, a me questi della Galbusera piacciono molto, appunto, quindi ve li consiglio e questi soprattutto sono fantastici. Tanto tempo fa, ormai, tipo un mese fa, sono andata da Natura Sì ed ho preso questo latte di soia al cioccolato della Provamel. Insieme a questo ho preso anche quello alla fragola, però ho buttato la confezione. Ho preso questi piccolini per provarli, perché comunque se faceva schifo poi non prendevo quello grande. Ovvio. Comunque, questo al cioccolato è puro cioccolato, quindi fantastico. Quello alla fragola è straordinario. Infatti, ambulanza, macchina, ce n'è più, basta. Se trovo quella alla fragola grande lo voglio andare a prendere. Questi sono stati molto poco, 1,40 euro forse. Sì, forse non è tanto poco perché comunque quanto sono? 250 ml, quindi per me due volte, due bicchieri. Cioè l'ho bevuto in due volte. Però quello grande sarà sulle 2,80 euro, 3 euro il massimo, quindi lo andrò a prendere sicuramente. Anzi, in questi giorni dovrei proprio andare da Natura Sì a prendere delle cose, quindi se avete dei prodotti da consigliarmi, scrivetemeli pure nei commenti. Soprattutto se avete dell'avena particolare da consigliarmi, perché vorrei fare un porridge particolare. E sempre da Natura Sì ho preso questa barretta qui, senza glutine, più bene, cocco e mandorle, una barretta energetica. Le barrette queste da Natura Sì costano un sacco di soldi. Cioè da Prozis io le prendo con gli omaggi, con i punti, quindi, cioè, e poi sono molto più buone. Questa, sì, buona perché c'è il cocco e le mandorle, che per me cocco e mandorle forever. Però non le andrò a prendere più, cioè se capita così, ma 1,50 euro di barretta così, piccola. No. Questa per il 54% conteneva datteri, poi cocco, mandorle e burro di cacao. Forse queste sono migliori di quelle di Prozis per certi versi, cioè sì, sicuramente. Però anche il prezzo è un po' eccessivo, sinceramente. Allora, voglio finire l'angolo del dolce, però vi mostro due prodotti che non sono molto healthy, così, molto sani. Cioè, non che questi siano super sani, però vi faccio vedere due prodotti che escono un po' dalla categoria. E sono questi qui, gli Oreo
fin, come si dice? Crispy and thin? Quelli sottili, ultra sottili, che sono una novità, ma che sono buoni. Allora, gli Oreo a me piacciono moltissimo. C'è chi non piacciono perché li trovano un po' amari, buh, non lo so. Preferiscono tipo i Ringo, ma io adoro gli Oreo e questi sono spettacolari. Ovviamente qua dentro ci sarà l'olio di palma, io neanche li leggo queste cose perché quando prendo queste cose così lo so. Infatti c'è l'olio di palma, però vabbè, che stiamo qui a dire, anche la Nutella ha l'olio di palma, ma la mangio lo stesso. Quindi per gli appassionati di Oreo, di biscotti strani, provate questi qui che sono super fantastici. Il prezzo non lo ricordo proprio, boh, però non costano tanto gli Oreo, infatti il pacco quello piccolo normale costa sempre 1,99 euro. Altri biscotti super sani sono questi qui. Questi li ho presi all'MD e sono cookie, peanut and chocolate, senza olio di palma. Sto scherzando che sono super sani perché poi me lo scrivete, ah ma quei biscotti, cioè lo so che sono biscotti, biscotti insomma, però sono buoni. Cioè io ho visto la confezione e non potevo lasciare questi biscotti, li ho detto no, vabbè, perché io sono passata e loro mi dicevano, ah le prendici, ah le guarda, girati, e io mi sono girata, li ho visti, ho detto ok, amore a prima vista. Cioè ragazzi, vi è capitato mai tipo il colpo di fulmine? Ecco, a me succede sempre, però con le cose da mangiare, soprattutto con le schifezze. Quindi ragazzi, questi biscotti qui che trovate all'MD costano pure poco, forse 1 euro, sono ottimi, quindi prendeteli, provateli, se non siete quelli che non mangio biscotti, non mangio questo e non mangio quello, potete prenderli. Cioè, sono buoni, ve li consiglio, poi fate voi. Allora, l'angolo dolce per oggi è finito, quindi passiamo all'angolo del salato. Ho provato questa pasta qui, in realtà forse l'ho trovata nella degusta box, sì, probabilmente sì. 5 cereali con riso rosso, che si cuoce praticamente in 10 minuti, quindi ottimo. L'ho trovato molto comodo da preparare e ottimo, sinceramente mi è piaciuto perché poi io faccio sempre zuppe, insalate con queste cose, quindi perfetto. Questo lo vorrei andare a riprendere, però sinceramente non lo so perché hanno comunque un costo un po' elevato queste cose, quindi mi trovo bene con alcuni prodotti dell'Eurospin, dell'MD, della pasta un po' particolare, quindi queste non lo so, perché ho visto anche che arrivano a costare anche sulle 4 euro, cioè tipo siete pazzi? Vabbè, questo era nella degusta box, quindi ok. Ogni tanto prendo anche il riso quello della Scotti, ma costa pure un sacco di soldi, il basmati quello integrale. Siccome ho scoperto tantissimi tipi di pasta particolari, diversi dal solito, che vi mostrerò più in là perché comunque ancora devo finire, non lo so se andrò a comprare di nuovo questa tipologia. Una tantum, dai. Poi io vado sempre sul sicuro quando compro i bustoni di riso basmati e basta. C'è un prodotto che io compro spesso, che è questo qui, è il misto benessere, è questo dell'Orogel. Lo compro spesso perché è molto semplice, a volte non ho il tempo materiale di comprare verdura, prepararla, eccetera. Questo lo metti in padella o nel microonde addirittura, sì, nel microonde, e si cuoce in un attimo. Ce ne sono di diversi tipi, però questo è quello che preferisco di più. E appunto, io cerco sempre di fare la verdura fresca, perché comunque qua si trova pure a niente nei mercati, non abbiamo tutti questi problemi, però ragazzi, non ho tanto tempo, a volte non ho il tempo, quindi faccio il pollo, accompagno con questo, faccio degli hamburger, accompagno con questo e anche con altre verdure. Sinceramente non vai al risparmio con queste cose, se ti vai a comprare la frutta e la verdura fresche ovviamente risparmi molto di più, questa è una cosa ovvia, però risparmi tempo. Quindi bisogna scendere a compromessi ogni tanto e questo è un ottimo compromesso. Ultimamente sono stata un po' in fissa con gli hamburger vegetali o hamburger di soia, insomma, provare un po' degli hamburger diversi e non solo. Ho trovato questi qui che sono delle coccole, 8 tortini di spinaci, fagiolini e broccoli, che ragazzi sono molto piccoli, quindi cioè praticamente vi dovreste fare tutta la confezione per essere un po' sazi. Io li ho preparati in 2 volte, quindi 4 e 4, perché comunque li ho accompagnati con altre cose. Comunque il sapore è molto ottimo, sono veramente buoni, si preparano nel forno in 12 minuti, in padella, io l'ho fatto in padella in un attimo sinceramente, e mi sono piaciuti tantissimo. Non mi ricordo assolutamente il prezzo, cioè proprio niente, non ne ho la più pallida idea, però probabilmente li riprenderò e se ce n'è di diversi tipi magari ne provo anche altri. Altri mini burger che ho provato sono questi qui. Questi sono quelli al farro e se non ricordo male li ho presi all'Eurospin. Sì, quasi sicuramente li ho presi all'Eurospin. Sono 2 porzioni di mini burger vegetali. 2 porzioni. Io vorrei capire come calcolano le porzioni, perché io sinceramente quando compro queste cose li faccio tutte e me li mangio. Quindi queste 2 porzioni, buh, non lo so, per chi mangia aria forse. Vabbè, al microonde si possono fare in forno, in padella, al microonde. Io quando faccio le cose al microonde vengono sempre uno schifo, devo essere sincera, preferisco in padella o nel forno. Al microonde l'altra volta ho combinato un casino con, non so, delle verdure che vabbè lasciamo perdere, quindi la padella è tanto comoda. Quindi questi li trovate all'Eurospin nel banco frigo, se non sbaglio, e mi sono piaciuti, quindi io ve li consiglio.
Sempre per rimanere in tema cose pronte, mezze pronte, surgelate, eccetera, due fettine valsoia, che poi due fettine. Ricco di proteine, fonte di fibre a basso tenore di grassi saturi. Sinceramente io le ho prese tanto per provare perché io queste cose valsoia, cioè non mi sono mai piaciute le cose valsoia, soprattutto da piccola mi facevano proprio schifo. Poi crescendo col tempo ho provato qualche cosa, non è male. Queste sinceramente le ho prese così proprio, ma sì, proviamole. E mi sono piaciute, quindi mi ricredo sulle cose valsoia, su alcune cose. Anzi, le devo andare a riprendere perché non ne ho prese più. Se volete provare qualcosa di diverso, queste ve le consiglio. Comunque, ci tengo a specificare una cosa. Io vi sto mostrando queste cose che sono tutti prodotti un po' pronti, surgelati, eccetera. Però io non è che mangio solo queste cose, no? Perché ci sono i criticoni. E già immagino poi i commenti. Ma ovviamente se compro la carne fresca, poi il pollo, il tacchino, quello sempre. Non è che vi posso mostrare i prodotti finiti del pollo. Quindi mi raccomando, prendiamo questi video un po' per quello che sono, un parlare insieme, un prendere spunti, tutto qui. Altre cotolette di soia sono queste qui, queste le ho prese però all'MD. Le ho prese già diverse volte perché le trovo molto sbrigative, si fanno in padella in 2 minuti praticamente e sono ottime. Ve le ho fatte vedere forse in un video, può essere? Sì, sicuramente. Quindi non mi soffermo più di tanto, sono della Vegamo, 100% vegane, fonte di ferro, vitamina B12 ad alto contenuto di proteine. Quindi sempre per il discorso vado di fretta, non ho tempo, voglio mangiare qualcosa di, tra virgolette, un po' più sano del bastoncino Findus, mangio le cotolette di soia. Praticamente vi sto facendo vedere tipo tutti i supermercati, tutti i burger dei supermercati. Adesso passiamo ai burger vegetali della Lidl. Allora, questi sono quelli al peperone e questi sono quelli agli spinaci. Comunque in realtà non sono niente di che, però non lo so, può essere che li riprenderò. Anche se ce n'era un altro tipo che mi piacevano della Lidl, che non ricordo adesso. Comunque costavano poco, li ho voluti provare e li ho provati. Continuiamo con altri burger, questa volta dell'MD, cioè praticamente sono tutti burger e cotolette in questo video. Vabbè, è andata così questa volta. Quindi dicevo, questi burger qui, che sono quelli al salmone, e questi burger qui, che sono quelli al tonno. Allora, vi mostro questi, tanto sono uguali a quelli praticamente. Salmone 85%, albume d'uovo, fibra alimentare, fiocco di patate, farina di mais, vabbè, spezie. Mi piacciono, questi burger di pesce mi piacciono perché io raramente faccio i burger di pesce, magari quelli di tacchino, di pollo, eccetera, riesco a farli in casa, ma di pesce dovrei comprare del pesce specifico, io odio fare il pesce, quindi burger di pesce. Mittico, si chiamano i mittici burger di pesce. Mittico, consiglio dello chef, arricchirlo con insalata di soncino e cubetti di mela. Vabbè, l'insalata ok, ma i cubetti di mela pure no. Il prezzo è sulle 2 euro perché, se non sbaglio, è sulle 2 euro perché se fosse stato di più non li avrei presi. Tipo, mi è capitato di prenderli anche all'Auchan, però quelli costavano un po' di più e sinceramente questi sono molto più buoni. Quindi questi al salmone, quelli al tonno e poi ci sono, ce n'è un altro tipo forse. Boh. Comunque, per cambiare dalla solita carne, vogliamo un po' di pesce, questi burger non sono male. Anche se vi ripeto, andate a comprare il pesce, fate con me che l'altra volta sono andata al porticciolo di mattina presto a prendere il pesce fresco. Che non si dica che poi mangio solo schifezze, perché non mangio solo schifezze, ma io vario. Allora, ragazzi, questi sono tutti i prodotti che ho finito in questo periodo, in questo lungo periodo. E gli altri ve li farò vedere prossima volta perché ancora li devo finire. Stanno finendo, quindi spero di fare poi il video subito, diciamo, non aspettare tutto questo tempo. Se avete provato dei prodotti particolari, fatemelo sapere nei commenti perché a me piace cercare cose nuove, provare cose nuove. Iscrivetevi se non siete iscritti, lasciate un like a questo video e seguitemi anche su Instagram. Vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!